Buongiorno a tutti. È un grande piacere per me poter introdurre, presentare questo piccolo libro al quale ho lavorato con passione, con curiosità, con grandissimo piacere. È un libro sul quale forse il titolo giusto avrebbe potuto essere semplicemente Grazie. Grazie a questi due straordinari, talentuosi personaggi che hanno reso non solo la mia, credo la vita di molte persone più bella, più ricca, più felice. Raffaello e Wolfgang Amadeus Mozart. In questo libro le vite, le vicende biografiche, umane, familiari, economiche, sociali, artistiche di questi due personaggi vengono messe in confronto, in parallelo, per notare alcune coincidenze, alcune circostanze che sono davvero, almeno per me, molto sorprendenti. È davvero straordinario che questi due personaggi, lontani nel tempo, nello spazio, e anche nelle rispettive attività creative, abbiano così tanti motivi di vicinanza, di affinità, di parallelo. Paralleli che si sono via via accumulati e sovrapposti nel corso della stesura, della realizzazione di questo libro, per il quale sono particolarmente grato. All'editore e all'intero staff redazionale. Ora, io vi inviterò a seguire insieme a me una serie di slide, un PowerPoint che ho preparato e, se possibile, anche qualche brano musicale di accompagnamento. Devo dire che alcuni lettori mi hanno già dato delle reazioni interessanti. C'è chi mi ha detto: ma sarebbe stato bello inserire un QR code all'interno del volume in modo tale da poter rapidamente individuare i dipinti e i brani musicali via via che vengono citati. E qualcun altro mi ha detto: ma guarda, l'ho fatto per conto mio, man mano che ho trovato citato un dipinto di Raffaello o un brano di Mozart, me lo sono andato a cercare e questo è stato un modo anche per interagire con questo libro, per assumere in un certo senso una azione, una attività quasi didattica, quasi personale. Mi fa molto piacere naturalmente che esista questo tipo di possibilità e ora insieme a voi proverei a passare al PowerPoint. Naturalmente ci stiamo tutti un po' adattando ed abituando in questo periodo sospeso, non semplice, a trovare delle alternative a quella che sarebbe sempre la formula prediletta, preferita, cioè quella di un incontro diretto, personale, affettuoso, interattivo con tutti voi che mi state ascoltando. Quindi grazie per la piccola pazienza nel passaggio allo schermo e dovrebbe essere già possibile per voi vedere sullo schermo questa introduzione, appunto, in cui questi due eterni ragazzi, Raffaello e Mozart, vengono messi a confronto con le loro due vite allo specchio. Come vi dicevo prima, le affinità tra questi due artisti, tra questi due personaggi, sono moltissime. La prima che viene in mente a tutti è il fatto che sono due geni giovani, due geni che muoiono molto presto, tra i 35 e i 37 anni di età. Ed è noto anche il fatto che entrambi sono stati dotati di un talento straordinariamente precoce. Tanto Raffaello quanto Mozart vengono considerati, insomma, i modelli quintessenziali di quello che si usa definire un enfant prodige,
Però, se vogliamo fare questo gioco delle analogie, la prima di tutte viene dai cioccolatini. Infatti, sia Raffaello che Mozart, e solo Raffaello e Mozart, sono titolari di dolcetti, di cioccolatini a forma sferica, le famose Mozartkugeln, le palle di Mozart, che sono un tipico souvenir di un viaggio a Salisburgo, e il cioccolatino rivestito di scaglie di cocco chiamato Raffaello, ebbene, sarà un caso, sarà una pura e semplice coincidenza, e tuttavia questi nostri due amici, per cominciare, ci ingolosiscono con queste piccole prelibatezze. Ma passando ad uno spunto un po' più alto, un po' più nobile, condivido con voi questa frase di Roberto Longhi. Roberto Longhi, come sapete, è uno dei più grandi studiosi storici dell'arte italiani del XX secolo, e scrive questa frase: lo sviluppo melodico che diviene ritmo armonico, consonanza corale di uomo e di cose, di sentimento e di intelletto. A chi si riferiscono queste parole? Beh, vi ho già svelato l'autore, quindi potete chiaramente immaginare che si tratti di parole relative a Raffaello. Ma l'aspetto che mi ha veramente molto colpito leggendo le note o gli approfondimenti di studiosi, di critici, di appassionati e di esperti a proposito di Mozart e a proposito di Raffaello, la cosa, dicevo, che mi ha colpito è il fatto della quasi perfetta interscambiabilità di queste frasi. Frasi che funzionano perfettamente per l'uno e per l'altro, segno di una affinità profonda legata alla spontaneità, alla immediatezza del talento. Un talento che fa sembrare facili, naturali, assolutamente spontanei anche i passaggi più complicati, più complessi. I disegni di Raffaello e gli spartiti di Mozart praticamente non hanno correzioni, non hanno errori, sono già realizzati nel momento stesso in cui l'artista li mette sulla carta, senza rovelli, senza ripensamenti, senza complicazioni, perlomeno senza le complicazioni apparenti che noi spettatori di un dipinto o ascoltatori di un concerto possiamo aspettarci. Ecco, questo è un primo e fondamentale aspetto di affinità. Raffaello e Mozart, come toccano la matita, uno per disegnare e l'altro per vergare un pentagramma, hanno già in mente l'idea della loro composizione. Ed è una idea che nasce e sgorga spontanea, senza errori. Avvicinandoci, insomma, a quell'orizzonte, a quella meta, a quell'obiettivo che prende la parola di perfezione. Molte volte i critici d'arte o i musicologi, parlando gli uni di Raffaello e gli altri di Mozart, hanno usato questa parola così delicata, così particolare, che è la parola perfezione. Cosa significa per l'arte essere perfetta? Non è una categoria particolarmente sottolineata e non è nemmeno, insomma, una definizione corretta. Niente è perfetto, tutto è continuamente in evoluzione. Perfetto vuol dire portato definitivamente a conclusione, perficio, concludo in modo sommitale, definitivo, assoluto. E invece Raffaello e Mozart sono artisti anche della ricerca, del continuo inseguimento della bellezza. Li accomuna, dicevo prima, questo talento
miracolosamente, meravigliosamente precoce, e in entrambi i casi però dobbiamo sottolineare che questo talento è certamente un dono di natura, ma è un dono di natura che è stato allevato, addestrato, coltivato attraverso gli esercizi, attraverso uno studio, un approfondimento che inizia quasi come un gioco da bambini. Raffaello e Mozart cominciano a usare come giocattoli quelli che diventeranno gli strumenti della loro professione. La tastiera per Mozart, il pennello, i colori e le matite per Raffaello. E un buon elemento di affinità è quello delle città natali. Raffaello e Mozart nascono rispettivamente nel 1483 e nel 1756, in due nazioni diverse, uno in Italia e l'altro in Austria. Però le rispettive città natali possono per molti versi essere paragonate. Infatti Urbino e Salisburgo, l'Urbino del 400 per Raffaello, la Salisburgo del 700 per Mozart, sono due città che hanno una dimensione simile e anche una storia paragonabile. Infatti, tanto Urbino quanto Salisburgo, all'epoca della nascita dei loro due figli più illustri, sono delle piccole ma orgogliose capitali. Salisburgo era retta all'epoca di Mozart da un ambizioso principe vescovo, e invece Urbino all'epoca di Raffaello era la cosiddetta città in forma di palazzo con un palazzo in forma di città. Era la minuscola ma meravigliosa capitale del Ducato dei Montefeltro. Qui vedete in questa fotografia, in questa immagine, il palazzo ducale costruito largamente, soprattutto dal personaggio più celebre di questa dinastia, vale a dire Federico da Montefeltro, il palazzo ducale che si inserisce alla perfezione nel contesto ambientale e architettonico di questa stupenda piccola città nell'entroterra marchigiano. E lo ripeto, ricordare che Raffaello e Mozart sono nati entrambi in piccole ma storiche, colte e nobili città è un tratto di affinità delle rispettive origini. C'è poi da aggiungere che noi abbiamo la fortuna, per la verità non così frequente, di poter visitare le case natali dell'uno e dell'altro. La casa natale di Raffaello, qui la vedete, è una confortevole abitazione della fine del 400, un palazzetto di mattoni che ci dà l'idea anche del buon livello sociale in cui Raffaello viene al mondo. Parleremo poi dei rispettivi genitori, dei padri di Raffaello e di Mozart, e di nuovo ci troveremo di fronte ad una situazione assolutamente analoga e paragonabile. E così come oggi la casa di Raffaello nel cuore di Urbino è visitabile come un museo, allo stesso modo noi possiamo visitare la casa natale di Mozart nel centro di Salisburgo. Anzi, per la verità, sia la casa natale di Raffaello che la casa natale di Mozart sono sì nel, diciamo, nel nucleo storico delle rispettive città, ma leggermente defilate. E se prendete una mappa, una cartina, e individuate la posizione della casa di Raffaello e della casa di Mozart rispetto al centro storico delle rispettive cittadine d'origine, vedete che di nuovo si crea una situazione analoga. Bisogna però sottolineare che sia Raffaello che Mozart non si sono fermati per tutta la vita nella loro città natale. L'uno e l'altro cercheranno di fare, di sviluppare la loro carriera viaggiando e spostandosi da queste piccole capitali, piccole, deliziose, meravigliose, ma un po' provinciali, capitali, diciamo, di territori, capitali locali, verso
le città egemoni del loro tempo. Raffaello passerà da Urbino a Firenze e poi finalmente a Roma, proprio nel Vaticano, nell'entourage del Papa, e allo stesso modo Mozart compirà, partendo da Salisburgo, una serie molto fitta, molto importante di viaggi in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra, per poi finalmente trasferirsi a Vienna e per entrare in rapporto con la corte degli imperatori d'Asburgo. Ma mentre Raffaello manterrà per tutta la vita una nostalgia, un affetto, un ricordo toccante della sua Urbino, il rapporto tra Mozart e Salisburgo è molto più controverso e difficile. Qui vedete la celebre iscrizione, la scritta Raphael Urbinas, Raffaello di Urbino, che è proprio la firma che Raffaello appone in diverse delle sue opere chiavi, come in questo caso la pala dello sposalizio della Vergine, conservato nella Pinacoteca di Brera a Milano. Spostandoci a Salisburgo, bisogna per prima cosa dire che anche la cittadina di Salisburgo, esattamente come Urbino, è una città che ha un profilo collinare. Sulla linea della collina si trova la residenza fortificata del signore, il palazzo ducale a Urbino, il castello dei principi vescovi a Salisburgo, e si può anche aggiungere che curiosamente nel cuore, nel centro di Salisburgo, ci sono delle soluzioni architettoniche e urbanistiche che si rifanno alla tradizione del Rinascimento italiano. Come vedete, il Duomo di Salisburgo, che è stato costruito da un architetto del Canton Ticino, Santino Solari, e l'area circostante il Duomo è stata ritoccata da Vincenzo Scamozzi, che è un architetto della tradizione classica palladiana. La casa natale di Mozart si trova in fondo ad una via molto frequentata, molto visitata dai turisti, si chiama Getreidegasse, e alla fine, eccola qua, questa casa con l'intonaco giallo su cui campeggia la scritta Mozarts Geburtshaus, la casa natale di Mozart. In realtà la famiglia Mozart abitava in un appartamento al terzo piano di questa casa, mentre oggi l'intero edificio, l'intero stabile si visita come un museo. L'appartamento originario è stato parzialmente riarredato con dei mobili e con degli strumenti musicali, ma per il resto c'è anche un vero e proprio museo con le maquette, con dei piccoli teatrini in miniatura che ricordano gli allestimenti storici delle opere di Mozart. Vi dicevo prima che c'è un parallelo molto forte tra i due genitori di Mozart, di Mozart e di Raffaello, i due papà. Raffaello è figlio di Giovanni Santi e Wolfgang è figlio di Leopold Mozart. Sia Giovanni Santi che Leopold Mozart erano quelli che si definiscono artisti di corte, vale a dire che ricevevano uno stipendio dai rispettivi signori. Leopold Mozart era il maestro di cappella del principe vescovo di Salisburgo e Giovanni Santi era uno degli artisti di corte del Ducato dei Montefeltro. Qui stiamo vedendo un bel affresco di Giovanni Santi che si trova in una chiesa di Cagli, nelle Marche, e il personaggio all'estrema destra, San Giovanni Battista, è un autoritratto del pittore. Pittore che stava sviluppando una buona carriera certamente legata ai suoi incarichi cortigiani, ma con una produzione di affreschi, di tavole, di pale d'altare piuttosto corposa e di notevole rigore stilistico. C'è anche da aggiungere che Giovanni Santi era
un letterato, un intellettuale di uno spessore notevole, tanto da scrivere un lungo poema dedicato a Federico da Montefeltro che si intitola Cronaca rimata. E di nuovo questo è un ulteriore elemento di affinità con Leopold Mozart, perché anche Leopold Mozart, che era un musicista affermato e musicista di corte, un compositore e un esecutore, è però anche l'autore di un testo didattico, un manuale per imparare a suonare il violino che ha avuto notevole successo. Il padre di Mozart lo vediamo qui effigiato in un famoso ritratto piuttosto austero, severo, e anche nella incisione che compare sul frontespizio di questo manuale per violino. Noi siamo tutti un po' condizionati da il bel film di Miloš Forman, Amadeus, a sua volta tratto da una pièce teatrale che a sua volta si fonda su una lunga tradizione letteraria che inizia addirittura con il grande poeta russo Alexander Pushkin, e cioè di un rapporto teso, controverso tra Wolfgang e il padre Leopold, il padre Leopold che tutto sommato, oltre ad aver coltivato il talento del figlio Wolfgang e quello dell'altrettanto abile sorella maggiore Nannerl, dicevo, Leopold continua a spingere Wolfgang verso un incarico a tempo fisso, insomma, un posto, sicuro, non la libera professione di musicista alla quale Wolfgang invece tendeva, quanto piuttosto un incarico appunto di musicista di corte. E questa disciplina, questo rigore, questa mentalità, se vogliamo un po' ristretta da parte del padre, è stata enfatizzata con questo effetto, diciamo, letterario e cinematografico. Ma in realtà noi abbiamo a disposizione dei materiali di prima mano, perché noi possediamo centinaia di lettere, letteralmente un epistolario straordinario, più di 800 lettere scritte e scambiate tra i membri della famiglia Mozart, che ci danno una possibilità davvero in diretta di conoscere questi personaggi. Più sfumate sono le figure delle due madri. Anna Maria Pertl era la madre di Mozart e Magia Ciarla era la madre di Raffaello. Sia Raffaello che Mozart sono figli di padri abbastanza avanti con gli anni. Leopold Mozart e Giovanni Santi diventano padri quando hanno rispettivamente 35-37 anni, vale a dire, curiosamente, proprio l'età alla quale moriranno i due figli. Sappiamo parecchie cose dei padri di Raffaello e di Mozart, sappiamo un po' di meno delle madri. Beh, la madre di Raffaello, poverina, muore quando il suo figlioletto aveva solamente 8 anni. Però bisogna dire che Raffaello rimane legato alla famiglia della madre, in particolare allo zio Simone, al quale invia alcune lettere e lo definisce più che padre. Il dipinto che vedete sulla sinistra, una Madonna con il bambino addormentato, è un piccolo dipinto murale che si trova proprio all'interno della casa natale di Raffaello a Urbino. E ancora oggi gli studiosi sono un po' in dubbio se si tratti di un'opera di Giovanni Santi, che con quest'opera vuole commemorare la nascita del suo primogenito, oppure se sia un'opera infantile, addirittura adolescenziale, di Raffaello dedicato alla sua mamma. Nella casa natale di Mozart si trova invece il ritratto a destra di Anna Maria Pertl, che vedete non ha tra le mani uno strumento musicale o uno spartito, ma un ricamo. E infatti in questa famiglia di musicisti,
dominata dalla figura del padre Leopold, Anna Maria costituisce una anomalia. Una anomalia particolare perché Anna Maria Pertler, che è una donna simpatica, spiritosa, allegra, lo vediamo dagli scritti, dalle lettere o dai post-scriptum che ha aggiunto alle lettere del figlio, non si occupava minimamente di musica e quindi costituisce un po' un'altra faccia della vita di Mozart. Si è spesso detto, ma come è possibile combinare questo talento così puro, così cristallino, così assoluto come quello di Mozart con certe lettere francamente scurrili e una vita alla ricerca anche di spiritosaggini? Ebbene, forse conoscere un po' di più il carattere della madre di Mozart ci aiuta anche a capire alcuni lati del carattere del prodigioso figlio. Avrei voluto aggiungere anche qualcosa sul ruolo che hanno avuto degli ecclesiastici nella vita dell'uno e dell'altro, il francescano padre Martini e l'altro francescano fra Luca Pacioli sono stati il primo per Mozart e il secondo per Raffaello, dei maestri di armonia, di rigore, di matematica applicata all'arte. Ma vorrei ritornare insieme a voi per un attimo al tema della maternità. Questo tema della maternità che resta un po' sotto traccia nella vita e nell'opera di Raffaello e di Mozart. Si è spesso detto che le Madonne col bambino, che costituiscono una parte importante dell'attività di Raffaello, sono in qualche modo un aspetto da mettere in connessione con la precoce morte della madre e questo desiderio di affetto materno, filiale, che Raffaello sente, prova e che trasferisce in un certo senso nelle sue Madonne. Ora, lo psichiatra e psicoterapeuta Vittorino Andreoli ha scritto un delizioso libretto, che in realtà è una raccolta di conferenze, che si intitola Mozart Terapia, e dice come mai la musica di Mozart è solo la musica di Mozart, non quella di altri compositori, esclusivamente la musica di Mozart ha effettivamente degli effetti positivi nell'animo delle persone e specialmente delle persone che hanno bisogno di aiuto, che hanno bisogno di uno spazio particolare, che hanno bisogno di ritrovare un loro equilibrio, una loro armonia. Beh, Andreoli dice delle cose molto professionali, dice la musica di Mozart prima di tutto non è una musichetta banale, non è la solita suoneria di una sala d'attesa, ma è una musica di un uomo giovane che però ha attraversato le stagioni, il momento del dolore e che sa trasfigurarlo. Ma in particolare Vittorino Andreoli dice, secondo me, per lui, per il suo gusto, per la sua passione, le musiche più belle sono quelle di soggetto sacro e in particolare dove si parla della Madonna. E cita alcuni esempi e si sofferma sulla grande messa in do minore. Ora, Mozart ha composto 18 messe. Le messe sono queste composizioni in cui si musicano alcuni brani cantati della messa, in particolare il Gloria, il Credo, il Kyrie Eleison e qualche volta anche il Padre Nostro, ma soprattutto, e l'Alleluia, scusate, l'Alleluia che è molto importante. Le messe di Mozart sono tutte piuttosto brevi perché i vescovi conti, soprattutto il vescovo conte Colloredo di Salisburgo, non amavano soffermarsi troppo a lungo in fastose e faticose funzioni. La messa in do minore, che è uno dei capolavori supremi dell'intera produzione di Mozart, dura meno di un'ora. Ebbene,
all'interno di questo totale di meno di un'ora, ben 8 minuti sono dedicati ad un solo versetto del Credo. Et incarnatus est de Spiritus Sanctus, et homo factus est. E si è incarnato per opera dello Spirito Santo e si è fatto uomo. Solo queste brevissime parole occupano ben 8 minuti su un totale di un'ora. Ora, io vorrei insieme a voi provare ad ascoltare questo brano, magari non tutto, qualche minuto, e a provare ad ascoltarlo sentendo guardando insieme una delle Madonne di Raffaello, in particolare la magnifica Madonna della Seggiola. Qui siamo nella introduzione orchestrale e vale la pena di dire che questo brano è stato concepito da Mozart perché lo cantasse per prima sua moglie, Costanze Weber, una donna della quale parleremo tra non molto. La messa è stata composta da Mozart come omaggio votivo alla Madonna, perché Costanze era ammalata e come ex voto Mozart compone questa messa immaginando che il ruolo di soprano venisse eseguito in prima esecuzione proprio dalla moglie Costanze Weber. Ecco, questi gorgheggi sulla parola homo, in cui la voce del soprano viene appoggiata da alcuni strumenti a fiato, fra cui l'oboe e il fagotto, io li trovo particolarmente impressionanti, perché sembra veramente di sentire quasi proprio il momento. Ecco, factus est, sembra di sentire veramente, almeno forse sarà una mia fantasia, sarà un eccesso di emozione, di entusiasmo, ma insomma mi pare proprio di sentire Mozart che dietro alla porta chiusa della stanza della moglie ascolta le contrazioni del parto e attende in modo trepidante l'esito di una gestazione. Vi ricordo che Mozart e Costanze hanno avuto 4 figli, di cui 2 purtroppo morti piccolissimi ancora nella culla,
ma d'altra parte la mortalità infantile ancora nel Settecento era molto elevata, e altri due invece sopravvissuti fino all'età adulta. Le Madonne di Raffaello davvero costituiscono un percorso, un ciclo, direi, veramente entusiasmante. Questa è la Madonna del Belvedere, che è conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna, che è inserita meravigliosamente nel paesaggio. È un gruppo abbastanza complesso, la Madonna col Bambino e San Giovannino. Certamente ci sono dei presupposti leonardeschi intorno ai quali Raffaello lavora e opera, ma quello che sempre affascina e colpisce è ancora una volta questa immediatezza, questa spontaneità in cui la bellezza della Madonna è una sorta di riflesso del divino. E a questo proposito vorrei aggiungere, mentre faccio scorrere sullo schermo questo meraviglioso dipinto, vorrei aggiungere un altro aspetto. Mozart e Raffaello sono stati in grado di affrontare con grande successo e con grande abilità sia delle composizioni straordinariamente complesse, grandi opere liriche, nel caso di Mozart, grandi cicli di affreschi nel caso di Raffaello, ma anche dipinti o composizioni molto piccole, davvero dei piccoli gioiellini, quasi dei giocattolini, che nelle mani di questi nostri eterni ragazzi diventano dei capolavori. E vorrei fare con voi un'altra considerazione. Raffaello e Mozart sono morti, l'uno nel 1520 e l'altro nel 1791. Ebbene, nel 1520 la cultura, la società, la religione dell'intera Europa viene scossa dalla scomunica scagliata da Papa Leone X contro il riformatore Martin Lutero, e quindi questo grande scisma che spacca, che divide, che lacera profondamente la cristianità occidentale. Nel 1791 è l'anno in cui la rivoluzione francese raggiunge un po' il suo apice, il suo climax, e Raffaello viveva a Roma e Mozart viveva a Vienna, l'uno e l'altro presso le corti dei massimi personaggi dell'epoca, il Papa e l'Imperatore. Tutti e due vivono quindi gli ultimi momenti della loro breve esistenza in un contesto storico di enormi cambiamenti. Ebbene, l'arte di Raffaello e l'arte di Mozart sembrano non risentire affatto della riforma o della rivoluzione. Perché? Come mai? Perché c'è ancora una volta questo elemento in comune fra loro? Io credo che il motivo fondamentale è che tanto Raffaello quanto Mozart credessero profondamente in un mondo di pace, di bellezza, di armonia, di perdono universale. L'uno e l'altro non sentivano bisogno né di riforme né di rivoluzioni, ma sentivano bisogno di trasmettere e di abbracciare, insomma, il mondo intero in un sentimento di alleanza, di comunanza, di fratellanza, di profonda comprensione. E vorrei provare con voi per qualche istante a guardare la scuola di Atene di Raffaello, questo meraviglioso affresco che si trova nella prima stanza del Vaticano, nella stanza della segnatura, e ad ascoltare come sottofondo il finale delle nozze di Figaro, quando il conte di Almaviva chiede perdono, perdono. E la contessa risponde:
più docile sono e dico di sì. E tutti i personaggi di questa folle giornata siamo tutti contenti. Saremo così. E si disegnano questi grandi archi. Proprio come gli archi dipinti da Raffaello intorno ai filosofi antichi. E poi naturalmente possiamo procedere, dovremmo parlare degli amori. Raffaello e Mozart sono dei celeberrimi, grandi amatori. Qui abbiamo il ritratto di Costanze, la moglie di Mozart, e uno dei ritratti della bellissima Margherita Luti, la fornarina, la celebre amante di Raffaello, che vediamo rappresentata tante volte nei suoi dipinti. E poi ancora i rapporti con i letterati, Lorenzo da Ponte, da una parte, che è il librettista delle grandi opere italiane, nell'ordine Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte di Mozart, o il cardinale Tommaso, soprannominato Fedra Inghirami, che è con tutta probabilità il librettista, chiamiamolo così, delle stanze del Vaticano, cioè colui che scrive il programma iconografico intorno al quale poi Raffaello dipinge questi ambienti. Ma voglio ricordare appunto come certi dettagli delle opere di Raffaello, come i due angioletti annoiati, o certi passaggi delle musiche di Mozart, per esempio la piccola musica notturna, tan, 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 se, siano entrate insomma nella nostra vita, non sappiamo più nemmeno quando. E forse corriamo l'errore di non contestualizzarle, di non metterle più nella loro giusta proporzione. E questi due angioletti stanno nella parte bassa di questo strepitoso dipinto, che oggi è conservato nella Gemälde Galerie di Dresda, ma che è stato eseguito da Raffaello per una chiesa di Piacenza, la chiesa di San Sisto a Piacenza, ed è un'opera che ha messo in moto degli animi sensibili, delicati, come quella del poeta, del letterato russo Vassili Grossman, che riesce a sopravvivere al campo di concentramento di Treblinka, pensando, avendo sempre davanti a sé l'immagine di questa Madonna, che lui chiamava la Madonna di Treblinka. E le parole di Grossman, insomma, intorno a questo dipinto di Raffaello, fanno proprio venire in mente quello che diceva Vittorino Andreoli a proposito del valore terapeutico della musica di Mozart. Eccola qua, la bellissima Madonna Sistina, che qui commento con un passaggio dalla Lettera Ideale, scritta da Giorgio Strehler, nel 1991, in occasione dei 200 anni dalla morte di Mozart, ed è un passaggio di incredibile, di impressionante attualità. Viviamo tempi difficili, fratello. Ma grazie a te non siamo disperati. Con te possiamo combattere per un mondo migliore. Certo, ci sono altri capitoli, la rivalità tra Mozart e Salieri, il rapporto che si è poi stabilito tra
scusate, torno indietro, tra Mozart e Beethoven o tra Raffaello e Michelangelo, i rapporti con il potere, il duca Guidobaldo da Montefeltro, il principe, principe vescovo con Loredo, oppure l'imperatore Giuseppe II, passato alla storia per aver detto che nel Ratto al Serraglio c'erano troppe note e che questa musica non era digeribile per i suoi poveri viennesi, oppure il Papa Leone X, che è stato il grande committente di Raffaello. Però voglio avviarmi a concludere ricordando che sia Raffaello che Mozart hanno coltivato le amicizie, sono stati uomini simpatici, allegri, amanti delle compagnie, amanti delle feste, amanti delle bevute, amanti dell'allegria. E noi sappiamo o riteniamo che Mozart abbia trascorso gli ultimi istanti della sua vita, tra l'altro qui vedete sulla destra il ritratto di Raffaello con un suo amico, e non sappiamo ancora bene chi sia questo amico, ma vi dicevo, l'immagine che noi abbiamo è quella di Mozart che muore cercando quasi di dettare le ultime parole del Requiem, della messa da Requiem, che in effetti verrà utilizzata anche per il suo funerale, ma non è vero. Sappiamo che Mozart, mentre agonizzava, mentre stava morendo tra il sudore e la tosse, voleva sentire ancora una volta cantare questa aria, che ora cerco di farvi ascoltare, che dovrebbe essere già partita, ma invece ancora no, adesso la facciamo partire. L'aria di Papageno. Papageno è un personaggio dell'ultima opera composta da Mozart, il flauto magico, ed è il personaggio che l'autore di questo libretto, Immanuel Schikaneder, disegna un po' per se stesso. È un personaggio folle, stravagante, bizzarro, che si aggira con delle gabbie per uccelli, coperto di penne a sua volta. E così come l'ultima figura dipinta da Raffaello è questo Cristo che si libra a mezz'aria, che vola nell'aria, libero da tutto, leggero, allo stesso modo le ultime note ascoltate da Mozart sono quelle del più folle dei suoi personaggi. Insomma, io spero che questa conversazione vi abbia dato qualche suggerimento di ascolto o di dire anche di andare a rivedere con occhi un po' diversi alcuni dipinti di Raffaello. E per concludere, per finire, e non vi sembri troppo ardita forse questo finale, io spero di no, che non lo prendiate per una forzatura, vorrei farvi sentire con molta allegria, con molta simpatia, concerto eseguito sull'isola di Cuba, a La Habana, insieme ad una orchestra di giovani, da parte di una virtuosa neozelandese suonatrice di corno. Mozart ha composto, fra le sue opere, anche dei concerti per
corno e orchestra. Ebbene, la partitura del corno di questo concerto di Mozart è stata trasformata da questa solista e da questa orchestra cubana in un mambo. Eccolo qua. E con la simpatia, l'allegria del Mozart I Mambo, vi saluto e vi auguro davvero di trascorrere qualche momento di serenità, di gioia, insieme ai nostri due eterni ragazzi. Grazie.